Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che poi ho visto morire insieme con i miei colleghi poliziotti, con quei magistrati nei confronti dei quali poi ho dovuto pure svolgere le indagini per individuarne gli assassini e i mandanti. Questa è la storia di questo libro. È un libro che non a caso ho voluto scrivere con un giornalista che non si occupa di politica, che non si occupa di cronaca giudiziaria, che ha avuto anche difficoltà a comprendere certi aspetti difficili del processo e delle indagini, perché è un giornalista che scrive solo libri gialli e che ha scritto un libro giallo insieme a me, in cui l'unica differenza con gli altri gialli è che tutti i fatti che vengono raccontati, purtroppo, ahimè, sono delle tristi verità. E lo sforzo principale che è stato fatto nello scrivere questo libro, oltre alla sintesi, oltre a un lavoro di asciugamento, come l'abbiamo chiamato, che ha portato da 2500 pagine a 900 pagine, è stato quello di semplificare i concetti, di non usare atti processuali, come giustamente ricordava Franco Nicastro, di non proporre atti astrusi, ma di destinare questo libro ai giovani, di destinare questo libro a quei giovani che oggi guardano con molta attenzione alla crisi delle informazioni, alla crisi della legalità, alla crisi della giustizia, e che vogliono conoscere, che vogliono sapere qual è la vera storia d'Italia, che vogliono sapere quello che la televisione di regime, quello che una stampa sempre manipolata non vi dice. Una televisione che fino ad oggi, non so chi l'ha visto, ripropone Bettino Craxi e che ripropone questi miti e questi eroi come gli eroi del presidente Berlusconi, che ha definito Vittorio Mangano un eroe. Io non ho nulla contro Berlusconi, non ho nulla contro Dell'Utri, non ho nulla contro nessuno, io ho solo fatto il mio lavoro, lo ricordava Franco Nicastro. Grazie al mio lavoro il senatore Marcello Dell'Utri è stato assolto in un processo penale in primo grado da un'accusa di calunnia e di subornazione di testi, per la quale il giudice per le indagini preliminari scaduto aveva concesso la misura cautelare dell'arresto sulla base della richiesta dei PM e delle prove che erano state raccolte dai pubblici ministeri. Quella misura cautelare dell'arresto in carcere non fu eseguita in quanto Dell'Utri era parlamentare e la Camera non diede l'autorizzazione all'arresto. In quello stesso processo, contrariamente a quanto dicevi tu, gli avvocati di Dell'Utri si erano opposti a che fosse acquisita la mia consulenza, perché non l'avevano nemmeno letta. Perché per principio lo stesso fatto che io avessi fatto una consulenza per i PM Ingroia e Gozzo già di per sé per loro significava che la mia fosse una consulenza di parte, di chi era contro Dell'Utri e di non chi invece era per la verità e per la ricerca della verità. Il Tribunale non ammise quella consulenza e dopo l'eccezione di incostituzionalità, quando era evidente che quei tabulati potevano essere e dovevano essere acquisiti, il Tribunale tornò indietro nella precedente decisione, ammise la consulenza, io fui sentito, spiegai che il disegno calunnioso dei pentiti era nato 4 mesi prima dell'adesione di Dell'Utri e quindi bisognava provare semmai che Dell'Utri fosse consapevole di una calunnia già posta in essere comunque da persone diverse da lui e non da lui, e questo non fu provato in quel processo e quindi con la insufficienza di prove, come si chiamava una volta, Dell'Utri fu assolto grazie a quella consulenza. Mentre in un altro processo parallelo che si tenne al Tribunale di Palermo, un processo di mafia in cui c'erano altre prove, altri elementi, in cui c'era pure un'altra mia consulenza, Dell'Utri è stato condannato per concorso esterno in associazione mafiosa a 9 anni e qualcosa, oltre le pene accessorie. Questo per dire come l'informazione oggi è totalmente manipolata. Oggi l'informazione parte per propalare concetti che servono a distrarre, a creare effetti, a comunque spostare gli ambiti di attenzione su problemi reali, su problemi che non esistono, e non escludo che in certi casi alcuni problemi, alcune finzioni siano pure inventate.
E si gioca pure sulla provocazione, per cui quando si fanno uscire le notizie, come l'ultima su Graviano, lo si fa per far sbagliare gli avversari politici, per fare in modo che subito l'avversario si fiondi con delle dichiarazioni sbagliate, perché si dice che è stato tolto il 41 bis a Graviano, e quindi chiunque ci salta addosso. Se tolgono il 41 bis a Graviano, chiunque, è chiaro che dice che è una vergogna. E non si dice, si deve sapere dopo, quando andiamo a guardare le carte, che invece i giudici di Palermo hanno semplicemente applicato la legge. La legge che stabilisce che la pena accessoria dell'isolamento diurno che consegue alla condanna all'ergastolo ha la durata massima di 3 anni e non può durare più di 3 anni. E quindi i giudici non hanno fatto altro che prendere atto di una legge, di una norma, che non è stata fatta per Graviano, che esisteva prima di Graviano. E se volete vi dico che è anche giusto che ci sia una legge del genere, che stabilisce quali siano i massimi delle pene. Perché altrimenti, se non c'è una legge, domani si arresta la gente pure per divieto di sosta. La legge è una garanzia per tutti. Però l'unica cosa è che deve essere applicata per tutti, non per, solo per alcuni, e solo per i fessi e solo per i Graviani. Perché in Italia la legge si applica solo per alcuni. Io ho fatto una consulenza per i magistrati di Milano nel processo Mills, processo per corruzione, in cui Mills è stato condannato in primo e in secondo grado per essere stato corrotto come testimone. E vedete, la corruzione è un reato a concorso necessario. La corruzione è come il concepimento di un bambino, occorre un uomo e una donna. Magari ci sarà artificiale, sarà fatta in vitro, la farà cittadini, ma sempre ci vuole un uomo e una donna. Devono essere in due. Ebbene, Mills è stato processato, è stato condannato ed è il corrotto. Il corruttore non si può processare, non si può non condannare, processare, e si fanno i lodi. E quando qualcuno osa fare le indagini in certe direzioni, e allora le indagini poi si fanno su chi ha fatto le indagini, si trasferiscono ai magistrati e si sanzionano i consulenti. E questa è la storia che io non vi voglio raccontare, perché ripeto, il libro è stato scritto in maniera semplice, perché era l'ultima scommessa che mi restava, l'ultima possibilità per chiarire quel mostro di Genchi, quello scandalo nazionale, quel grande intercettatore, quello che aveva fatto le cose più impressionanti. Ma ve li ricordate? Mastella, quello che ha detto di me, Rutelli, ve lo ricordate Rutelli? Quello che non ha osato dire presidente del Copasir, lui che l'organo, era presidente dell'organo che doveva garantirci dai servizi segreti. Cioè, Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica è l'organo che vigila sull'attività dei servizi segreti. Noi stavamo facendo le indagini sui servizi segreti e io mi sento dire da Rutelli, Genchi ha osato eseguire il pedinamento elettronico per 2 anni di Pollari, del generale Pollari, che è imputato, indagato in vari processi e che non è stato condannato solo perché il governo ha posto il segreto di Stato alla procura di Milano. E quindi vado io sotto processo per avere indagato su chi era indagato per le cose che aveva commesso. E quindi in questo libro, in cui abbiamo cercato di condensare questo riassunto, questa sintesi di verità che serve a dare ai giovani un documento, una traccia ordinata, composta. È un thriller, non può essere letto a pezzi, purtroppo, perché tutto ciò che è all'inizio purtroppo ve lo ritrovate alla fine. È un racconto a incastro, perché per essere semplice doveva essere concepito non come una voce di enciclopedia nella quale cerchiamo col nome e troviamo tutto quello che ci serve, perché lì i personaggi che vi trovate all'inizio ve li ritrovate alla fine. Ci ho messo 9 mesi con l'autore del libro, che è stato bravissimo. L'abbiamo scritto lui a Milano, io a Palermo, e certo le poche volte che ci siamo incontrati, utilizzando un prodotto elettronico bellissimo che è Google Documents, che è un prodotto che consente di scrivere a 2 mani, condividendo lo stesso foglio elettronico e quindi leggendo e scrivendo contemporaneamente sullo stesso testo, facendo un lavoro e una ricerca di raffinatezza linguistica che è stata apprezzata anche da chi aveva le idee e le opinioni peggiori sul mio conto e sul conto dei contenuti che in questo libro c'è. È un libro che va nelle scuole, che va nelle università, che è destinato a quella categoria di persone che insieme agli investigatori, insieme ai magistrati, oggi sono i perseguitati di questo sistema, di questo regime, e cioè gli insegnanti e il mondo della scuola.
quegli insegnanti e il mondo della scuola.